Non sapevo non si potesse rubare. Aia, cazzo. Vaffanculo. Ah, signor. Scusi, punzecchialo. Punzecchialo nell'occhio. Nell'occhio. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un nuovo titolo che è We Happy Few, titolo che molti di voi già conosceranno. Io anche ve ne ho parlato diverse volte, un paio di volte, quando vi ho portato i video dedicati alle conferenze delle tre, anche quella di quest'anno. È un titolo che mi è sembrato molto interessante sin dai primi annunci diverso tempo fa. Ora siamo in una fase di accesso anticipato, come vedete siamo in alfa, è stato rilasciato appunto su PC ancora incompleto al momento, però è un titolo estremamente particolare che andremo a scoprire insieme. Ci sono alcune tematiche, diciamo, che rimandano molto a 1984 di Orwell, il romanzo, non so quanti di voi l'abbiano letto. Comunque partiamo subito. Cioè che la morte permanente, va bene, accettiamo e partiamo. Sì, sovrascriviamo perché avevo già provato a registrare un episodio, però adesso che ricarico la partita mi crasha, quindi devo riniziare da capo. Va bene, ripartiremo da capo. E è un mondo molto particolare perché è ambientato, vabbè, Happy è un paese senza passato, è ambientato in un'Inghilterra degli anni 60, un'Inghilterra alternativa, diciamo un po' cyberpunk, uno stile retrofuturistico, se vogliamo, come viene detto. Ed eccoci qui pronti nel nostro posto di lavoro. E già qui, ragazzi, questo è 1984. Dai. Anche il protagonista faceva un lavoro del genere. Cioè, nel Ministero della Verità, se non mi ricordo, si chiamava quello del romanzo. Cioè, siamo qui a revisionare le news. Come vedete, noi siamo nel 60 e qualcosa, queste sono del 59, quindi come vedete lui va a controllarle. Ecco, da riscrivere, non va bene, proprio esattamente come nel romanzo di Orwell, che se non l'avete letto ve lo consiglio. Poi vi dico, allora vediamo. Ok, questa news ha attirato la sua attenzione. Il gioco purtroppo al momento è solo in inglese. Sì, siamo nel 9 ottobre del 64, quindi sono vecchi news. Questa addirittura è del 47. Ecco, come vedete, questa sarà un punto cardine del gioco, queste pillole, perché è un mondo dove tutte le persone sono, tra virgolette, sotto il controllo di queste droghe per rimanere, tra virgolette, felici e spensierati e non farsi troppi problemi, appunto per avere una popolazione un po' rincoglionita, se vogliamo. Infatti possiamo scegliere di prendere la pillola oppure ricordare. E noi andiamo a ricordare, scusate. E questa... ogni scelta, diciamo, cambierà quello che sarà la storia di gioco. Tra l'altro il mondo dovrebbe essere generato in modo randomico, quindi ogni volta che ripartiamo con la nostra partita è una situazione diversa, un'avventura, se vogliamo, diversa. Le basi sono quelle. Sì, ci siamo appisolati. Ma perché non ho sentito un whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? We've got a pignata. Devo fare la pignata, che è il compleanno di Dreidel, come si chiama? Have you forgotten your joy? Aia. Of course not. Snug as a bug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Oh, ha preso lei la pillola. Come vedete, diventa subito con il sorriso sul volto. Well, what will you do? I'll get a new one. Prendiamo. Siamo. Perché è appunto una pillola che ti fa dimenticare, tra virgolette, dei problemi, quindi dobbiamo... Ah, aspetta. Possiamo... Scusi, torno... Aspetta, torno un attimo al lavoro, poi torniamo.
Vai, approviamo il documento. Niente censura, niente censura. Good Christ, Arthur. You've never done this before in your life. Stia calma, stia calma. Well, I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. Sì, mi aspetti nella. Fama pignata. No, no, noi approviamo tutto. Oddio, in realtà magari. Controllare un po'. Il gioco dovrebbe uscire, credo, l'anno prossimo in modo definitivo, se vogliamo. Come detto, al momento siamo in fase di accesso anticipato. Non so se sarà anche tradotto in italiano. Spero di sì, perché sicuramente si potrà apprezzare di più. E ci. Vabbè, ci alziamo e andiamo in giro. Un po', già dalle prime volte che gli ho dato un'occhiata con i primi trailer che hanno annunciato, 9 ottobre 1964, mi ha ricordato anche un po' Arancia Meccanica. Avete visto questi personaggi? Clive Birthwistle. You're for the party, aren't you? È molto premuroso da parte tua darmi suggerimenti su come riarrangiare il dipartimento. Sono grato dei suggerimenti che ci dà lo staff junior di come migliorare il mio lavoro da direttore. Tuttavia sono preoccupato che ci possa essere destabilizzazione, non lo so. Ah, lo scambio di ufficio con i Mr. Hastings. Fortunatamente il turnover in questo dipartimento è al turnover, non so se il guadagno o il ricambio in questo dipartimento. Se Prue non ritornerà presto, non vedo perché non puoi avere il suo ufficio. Comunque ti suggerisco di prenderti un Joy e ti sentirai bene, sentirai il sole sulla tua faccia anche se non c'è una finestra. Bene, questo è il nostro menu di gioco. Abbiamo una mappa che al momento è totalmente inesplorata. C'è anche una del crafting in questo titolo, perché poi, come detto, la storia andrà avanti in base a come ci comporteremo. Dobbiamo stare attenti, magari non farci beccare dalla popolazione, visto che è tutta sotto l'effetto di questi Joy. Se noi sembriamo un po' diversi dagli altri, ecco, dobbiamo stare attenti. Questo è il nostro personaggio. E qui abbiamo la salute. Vabbè, naturalmente dobbiamo occuparci della salute. Cibo, sete, sonno. E questo presumo siano le pillole, se prendiamo le pillole o meno. Entriamo anche nell'ufficio. Non possiamo, in teoria, superare questa linea, ma noi lo facciamo. Posso prendere questa? Caro direttore, uno dei suoi impiegati è un sovversivo. Shit. He wants my view. Ah, ok, mi sa che parla di noi. Può essere un downer, non so. Ho sentito al commissariato parlare con un amico e dicendo che pensa che il suo lavoro di redattore di vecchi articoli, se vogliamo, è stupido, e appunto sempre dire che cosa c'è di pauroso nella verità. È molto alto, magro, capelli neri, occhi marroni e occhiali. So che avrei dovuto chiedergli il nome, ma sono una donna. Shy, non lo so. Timida, forse. Credo di sì. E mi sa che ha descritto noi, effettivamente. La cosa combacia. Ha lasciato qui le pillole. Noi famo che proseguiamo la nostra ispezione. Qui non possiamo. Cioè, ispezione. In realtà ci stiamo insinuando in modo abusivo. Cosa vi stavo dicendo dei personaggi? Sì, che mi hanno ricordato un po' Arancia Meccanica. Questa cosa un po'. Questo stile un po' inquietante di questo mondo di gioco. Se sono le sue vacanze estive, si sa dove sia andata. Are you off your joy, Pro? I mean, you too. Ok, proviamo a. Si può? C'è una caciara qua dentro impressionante.
Mi raccomando, come sempre, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Se queste serie vi garbano, lasciate sempre like, condividete, seguite sulla pagina Facebook. Supportare le serie. I never noticed that. We should fix that. We'll empty the bucket at least. Si può? È qui la festa? Salve, si gioca la pignata. You nearly missed the pinata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the candy comes out. Sì, la classica pignata. Spacchiamo il pupazzo per le caramelle. Mi do una mano? Tutti rincoglioniti questi. Dai, è così. Oh, bella. Aia. Non era propriamente una pignatta. Cos'era? Ancora le allucinazioni magari della pillola. Salve. You are off your joy. Aia, si è accorta che non avevo preso. Oh my lord. He's a downer. Security. We've got a downer. Aia. Non so se è inteso come sentiteli. Prendi il tuo joy. Vamos, ragazzi. Non so se devono essere inteso come un'anomalia perché non abbiamo preso le pillole e quindi andiamo contro il sistema. Attenzione, vabbè, potevamo scegliere anche di prenderla prima, non lo so, magari poi faremo più scelte, cose diverse, sempre che non ci ammazzino già da adesso, non so. Ok, perfetto. Già ci hanno pestato alla grande. Andiamo bene, andiamo bene. Comunque, come vi dicevo, il gioco è uscito da qualche giorno in accesso anticipato. Io, vabbè, ho aspettato un pochino, ho preso appena uscito, però ho aspettato a proporvelo perché stavo regolando un po' con le varie serie che avevo in corso, quindi volevo portarmi un po' anche avanti con le altre serie, quindi... Molti giochi mi avete chiesto, sì, lo so, sono già in programma, don't worry, infatti molti mi avevano chiesto già di questo We Happy Few e sì, era mia intenzione portarlo, infatti adesso lo stiamo iniziando insieme e così come gli altri giochi, vabbè, pian piano faremo molte cose, ci sono molti titoli in coda che voglio portarvi, quindi don't worry, non vi preoccupate, ma pian piano faremo un sacco di cose. Sperando che, come detto, magari venga tradotto una versione definitiva anche in italiano. Il gioco, se non sbaglio, era stato finanziato su Kickstarter e gli sviluppatori sono gli stessi di Contrast, quello, un titolo uscito all'inizio per PlayStation 4, questo è stato anche, se non sbaglio, gratuitamente uscito anche su PC, se non sbaglio. Molto particolare. Siamo ancora vivi, però, dobbiamo andare via da qui, ok. Possiamo dormire. Posso prendere sta roba. Qua cosa c'è? Bene, posso prendere tutto? Ah, è qui, quindi partiamo anche con il crafting. In realtà al momento le cose da craftare sono poche, però presumo che... Eh sì, ci ha sbloccato altre cose. Possiamo fare... Il grimaldello, questa è la nostra... Sì. Aspetta, prima di andare dall'altro lato, ci sto qua. Ah, questo è chiuso. Quindi volendo possiamo usare il grimaldello, fare e usare il grimaldello. Però aspetta, giriamoci prima la stanza, magari già lo troviamo fatto. Questa è chiusa. Mrs. Stokes, la conosciamo. Vediamo. Lettere. Bitterday, cos'è? Mezza tedesca, presumo. I miei ricordi stanno tornando a galla, se vogliamo. È orribile. Sto cercando di pensare solo a belle cose, ma ogni volta che cammino intorno a queste vecchie strade, io posso sentire i suoi passi. Pensi che si ricorderà di me? Era così giovane. Peter, dai, questo non... Mi chiedo dove l'abbiano portata e perché ha smesso di scrivermi.
Penso a cosa avrebbe detto Stanley se sarebbe stato qui, ma non ne ho la minima idea. Non so quanto tempo riuscirò a resistere in queste condizioni. Vabbè, perdonate la traduzione un po' approssimativa, ma per non metterci mille anni. E questa è la stessa, vero? Ah, prosegue, ok. Se solo riuscissi ad arrivare sulla terraferma, ci dovrebbero essere persone lì, altre persone lì fuori, altrimenti con chi abbiamo commerciato per il cibo per tutti questi anni. Ma il ponte si trova nel Parade District, nel distretto delle parate. Suppongo ci sia una metropolitana. Stanley ne ha parlato spesso, non lo so. In Apple Home sarà un altro distretto, non lo so, una zona. Stanley mi ha detto che uno dei suoi amici ha una barca lì. Coltro tutte pare. Is there a true self? Che uomo ridicolo, parla sempre di spazzatura, cioè di stronzate presumibilmente. Fuori. Questo non lo so, Dumping Poison non è Pollolmo. I fumi potrebbero ucciderli. Ucciderti in 30 secondi. Mezzo minuto. Perché sulla terra ho sposato un uomo così idiota? Però gli manca, dai, su. Possiamo. Scusi, se. Prendo. C'è niente. Q, che facciamo? Ah, il bastone. Cazzo, abbiamo via del bastone. Cioè, possiamo caricarcela. E dove la mettiamo? Scusate. Spring clear was a detto di oggi. Dispose of Mr. Stone. Ok, abbiamo trovato il diario di Mr. Stoke. Apparently she's been an engineer around here. Che cazzo me la porto dietro? Scusi, la posso lasciare un attimo qui, abbia fede. Quindi questo. Aspetta, mi sta rintronando sta televisione, porca mignotta. Possiamo quindi craftarci il. Vediamo intanto cosa abbiamo. Acqua. Cibo, salute. Questo ci espande l'inventario. Usiamolo. Sì, ci ha dato un'altra linea di inventario. Sete, bendaggi. Alcol, sete. Metal bits. Ok. Dovevamo craftare il. Questo, magari vediamo come si fa. Così abbiamo anche un po' di fame. Ah, perfetto. Così scassiniamo, quindi c'è un po' di crafting, un po' di sopravvivenza e dobbiamo mimetizzarci tra la folla perché ora noi siamo un po' fuori dagli schemi. Ma, cioè, posso uscire con il cane? Non lo so se gli devo dare una degna sepoltura. Ok, qui usciamo nella cittadina, come detto, ambientata in una ipotetica cazzo, aspetta. Ah, scusi, l'appoggio qua, ma secondo me qua ah no, abbiamo fatto. Bastava buttarla qui, tra virgolette. Aspettate, perché dove sono le nostre quest? Mi scusi. Escape. Dobbiamo scappare. Vabbè, questo era presumibile qui. Ok. Sulla mappa ci viene segnalato qui l'acqua. Ah, vediamo direttamente dalle pompe d'acqua qui in giro per la città. Bene, bene. Quindi, una città che si trova in una situazione piuttosto critica, per non dire di merda. Andiamo. Salve. Facciamo finta di niente. Come detto, noi non abbiamo preso le pillole, quindi siamo considerati pericolosi. Ora dobbiamo stamparci un sorriso sul volto, così come i trailer. Mischiatevi tra la folla facendo finta di niente. Spare us some vee meat, would you? I'm eating for two. I've got friends coming over for tea. It's a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing.
Scusi, sta stalkerà, signora, qua. C'è niente. E vediamo un attimo sulla mappa. Azzo, però è grande. Calcolate che abbiamo fatto, diciamo, un isolato e siamo... Se questa è tutta la mappa, è una bella zona, eh. Giorno 2, sono le 5 e 20. Ci posso proseguire? Ah, possiamo anche scavalcare. Allora, allora, signori, qua organizziamoci un attimo. Ste piante servono. Queste sì. No, stiamo andando alla parte sbagliata, però. Scusate, scusate. Noi per il momento seguiamo le indicazioni, le... Andiamo giusto, sì. Poi spippoleremo anche un po' la città, perché onestamente, cioè, dobbiamo... Mi prendo ste robe, che cazzo ne so, serviranno? Boh. Sti fiori no. Questi sì. Da zona. Prendiamo un po' di tutto. Aspetta, ha laggato di brutto. Bridge crossing. Ok, ah, ci serve una cella d'energia che non abbiamo, è vero, perché ci hanno, diciamo, arrestato, cioè ci hanno pestato, poi non so dove ci abbiamo buttato, onestamente. Si può? Sto cazzo. Ah, ci serve anche una chiave. Ok. Perfetto, siamo nella merda. Quindi ritorniamo. Scusate, rientriamo in città. Che poi è una città di merda, onestamente, vabbè. Giustamente, se la situazione è questa, salve, salve. Dove possiamo andare? Dove possiamo andare? Qui troviamo... Dovrebbe esserci la chiave. Come detto, dobbiamo stare attenti al cibo. Scusate, ma... Aspettate, fatemi vedere una cosa. Ah, vogliono questo per curarsi, ma sto cazzo. Cioè, non è per sfiducia, ma... Posso entrare? Salve, arrivederci. Che cazzo. Non c'è niente. Polarity Dance. Dov'è? Registamina Costa. Ok, presumo ci possa servire a qualcosa. Ah, ci possiamo sedere e leggere. Ok. Vabbè, no, era tanto per, tanto per. Ah, cazzo! Scusi! Non sapevo non si potesse rubare. Aia, cazzo! Vaffanculo! Ah, signor! Scusi, punzecchialo! Punzecchialo nell'occhio! Nell'occhio! Sorry. Ci è venuta sete nel frattempo. Scusi, eh? No, non ti devi sedere. Cazzo! Aspetta, è successo il panico qua, è successo il panico. Mi scusi, buon uomo. Le dispiace se... Spippolo... Forse è meglio togliere il cadavere da qui. Cazzo. Vabbè, sì, diamo nell'occhio, presumo sia questo la... l'indicazione. Non è che c'è qualcuno. Scusi, la lascio qui. Cerco nel cesso se c'è qualcosa. Aspetta, abbiamo sbloccato diverse cose. Un filtro dell'acqua. Bene, bene. Ok, possiamo farci un altro di quei cosi curativi. Allora, siamo partiti già un po' con troppa sportiveggianza. Già abbiamo ammazzato gente. Aspetta, abbiamo trovato... Era piena quella... C'è l'energia. Dov'è? Dov'è? No. Qui possiamo dormire. Questo lo prendo, eh. Prendo anche questo, se non le dispiace. Abbiamo sonno? Un po' sì. Però andiamo al piano di sopra, magari troviamo dell'altro. Prendiamo delle patate. Sto prendendo qualunque cosa, anche se non è roba nostra e potrebbero farci la pelle per questo, ma sti cazzi. Dei funghi. Vabbè, adesso dormiamo, 5 ore? Vediamo se bastano. Ah, come vedete il bastone che abbiamo utilizzato un pochino si è rotto, quindi dobbiamo anche stare attenti a... Le cose che utilizziamo. Allora, allora.
Vabbè, proseguiamo in... Aia, li faccio proprio i nostri giri. Dove cazzo si esce da qua? Ah, è notte pure. Cazzo, quella strada è lunga però. Scusate. Questa roba. Do cazzo. Ok. Vedo delle cose che brillano. Ah, sono piante. Abbiamo sbloccato qualcosa. Adesso andiamo a vedere. Prima che mi perdo. Occhio, non ci sfracelliamo al suolo. Torniamo da dove siamo venuti. Mi scusi. Mi scusi. Abbiamo sbloccato qualcosina da craftare. Poi scopriremo cosa abbiamo sbloccato, non lo so. È abbastanza inquietante la zona notturna. Spero che si riesca a vedere qualcosa, non che si veda tantissimo. Non c'è nessuno in giro. Ma andiamo giusti? Sì, vabbè, poi giriamo a sinistra. Cos'è? Ah. Altre piante. Però non lo so, vorrei... È abbastanza inquietante come cosa. Come dicevo, poi ogni partita è diversa da dalle altre, perché ho letto che il mondo è generato in modo procedurale, quindi cioè cambia ogni volta che ripartite le missioni che potete fare. Ah, prendiamo tutto. Occhio che se ribecchiamo il proprietario qua ci... Not what I expected the future to be. Che aspetta qualcuno. Che cazzo ne so. Prenda la torcia. Ok, questo. Vabbè, lo stesso. Penso possiamo fare le stesse cose. O possiamo fare qualcosa in più, non lo so. Andiamo al piano di sopra. Andiamo al piano di sopra. Scusate, si può? Tra l'altro, un momento, abbiamo trovato, diciamo, la torcia. Dove... Cioè, posso utilizzarla in qualche modo? Vabbè, qua no, perché è occupato qua. Assolutamente no, qua. Ah, sì, ok. E come cazzo la uso? Ah, con F. Grande è così. Ci abbiamo pure la torcia. Vabbè, forse non è proprio cosa ottima attirare l'attenzione. Cerchiamo nel bagno, cosa c'è? Il water. Ho sbloccato altre cose. Grande così. Qua si sbloccano cose. Buche, ok, l'abbiamo visto. Sto qui. Ma ogni tanto c'è qualche piccolo rallentamento. C'è qualche piccola laggata da panico. Stiamo rubando qualunque cosa possiamo rubare. E... Damose. Vabbè che tra poco ci salutiamo. Cazzo. Tra poco ci salutiamo perché non vorrei fare video troppo lunghi. E già siamo andati oltre. Quindi. Vediamo un pochino. Se, la casa sicura è solo quella. Queste non sono propriamente sicure come case. Quindi onestamente sarei un po' preoccupato. Non ho letto, però da quello che ho sentito ho detto cosa farò quando tornerà la memoria, non lo so. O i ricordi. Qualche altra casa sicura, perché io vorrei anche salvare, però non vorrei che... Perché prima, come detto, avevo provato 5 minuti ricaricando la partita, si è bloccato il mondo, quindi... Come detto, è ad accesso anticipato, quindi il gioco non è completo, ci sono bug, non... Però... Preferirei dover iniziare tutto da capo. Se andiamo giusti. Sì, andiamo giusti. Scusate, io squiscio qui. Ah, un'altra casa, un'altra casa. Vabbè, le case ce le... Aspetta, cos'è questo? Tavolino, così. Si può? Scusate, mi insinuo. Posso rubare un po' di cose, tanto non ve ne abbiate a male, eh? Vivi e lascia vivere. In questo caso ruba e non rompe di coglione. Ce la facciamo a saltare di là?
La... No, non ho rubato niente. Ah, li mortacci tua. Vaffanculo. Nell'occhio. Nell'occhio. Vai così. Vai. Aia. La stamina. Vaffanculo. Ci viene una fame. Aspetta, aspetta. Devo recuperare stamina. Grande così. Guarda, lo lascio così perché lo vedo molto elegante nella sua posa. Aspetta, togli sto coso che qua ci inchiappe. Cazzo. Cazzo. Non lo so, ci hanno visto? Salve, salve. Sono arrivati i rinforzi. No, non è come sembra, eh. Onestamente, ve lo dico, ve lo dico. Siamo un po' nella merda, mi sa, eh. Ora, la situazione è che eventualmente possiamo dormire? 3 ore? Ma sì. Tanto secondo me non ci arrivano qua. Questo stava qui da quando è nato. Dopodiché abbiamo fame e sete. Fame e sete. No, aspetta, devo... F. Cazzo. Sete, ok. Ma, tipo, oltre alla torcia ci posso mettere, tipo, qualcosa che mi cura anche. E come cazzo... Ah, con la rotellina, ok. Così magari se mi rompono i coglioni io posso... Attenzione, di prepotenza. Grande così. Grande così. Aia. Aspetta. Aspetta. No. State calmi. State calmi. Aspettami. Aia. Vaffanculo. Ah no, aspetta, devo tenere premuto. Ok, ce l'abbiamo qualche altra arma? Ah, c'abbiamo il bastone. C'abbiamo il bastone. Ah. Aspetta, ma mi stanno appestando, non ho capito. No. Venite qua, fatevi sotto. Qua. Dove state? Vieni qua. State zitta, porca puttana. C'è quello sotto, te stai a far sentire. Vieni qua, che fa, scende, si butta. Aia. Allora, dovete stare estremamente calmi. Aspetta, sta succedendo un macello. Oppela. Cazzo però se sono cattivi, porca puttana. E qua non andremo mai avanti secondo me. Questi ci spezzano le gengive. Posso usare anche... No. Ah, è caduto, ok. Ah, non posso... No, eh. Andiamo di pugni allora. Sì, ma siete 6.000, che cazzo. Attenzione, destra, sinistra. Destra, sinistra. Destro. È caduto, grande co... Ma che stop. Vieni qua. Si è suicidato, non è colpa mia. Scusate, ha scelto una scorciatoia. Senta. Aspetti. Sulla tempia, sulla tempia. Grande così. Non c'è qualcuno che ha... Qua mi sa che ci spaccano il culo comunque. No, al momento non posso vedere. Però la signorina che avevamo lanciato dal tetto, se non ricordo male, aveva un bastone. Ora devo ritrovare qual è il lato della casa dove è caduta. Cazzo. È questa? Mother would be so proud. No, non era lei. Ma secondo me sì, eh. Scusate. Secondo me adesso abbiamo la popolazione che vuole linciarci. Salve. No, no, si stia calmo. Però se si toglie dai coglioni, magari. Fatemi capire. Eh no, era lei. Il bastone dove cazzo è finito? Scusi. Non c'è il bastone. Vabbè. Comunque ragazzi, io a questo punto direi che secondo me ci possiamo anche salutare qui con questo primissimo episodio di We Happy Few. Mi raccomando come sempre, fatemi sapere la vostra. Spero che questo primo spippolamento vi sia garbato. Spero che vi abbia messo un po' di interesse e curiosità in questo titolo che... andremo a proseguire nei prossimi giorni. Come detto, spero vi sia piaciuto. Spero che non crashi niente, che si possa salvare tutto in tranquillità. Ci vediamo allora con il prossimo appuntamento. Un saluto a tutti da quel tale Ale. Mi raccomando, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Intanto una bevutina me la faccio, che questo sta messo malissimo.